Sì, effettivamente avevo detto che, con tutto il rispetto per la letteratura italiana, non è che mi abbia mai particolarmente appassionato la letteratura italiana, salvo eccezioni. Una delle ragioni è proprio questa, dell'assenza, beh, naturalmente in Dante c'è, forse anche in altri, comunque, scusate, questa non presenza della violenza comica, se non per esempio che viene isolata in quello che era stato scritto su di me, si parlava di Teofilo Folengo, vabbè, insomma sono poi delle, così, delle piccole cose piuttosto isolate, ma invece questa che io ritengo condizione essenziale perché ci sia la grandezza, perché ci sia il sublime, cioè quasi quasi io identifico il comico con il sublime, o perlomeno c'è un continuo scambio fra il comico e il sublime, che appunto nella letteratura italiana non c'è. E qua si potrebbe allargare, e beh, naturalmente con l'eccezione di Gadda, del grandissimo Gadda, che non è che, anche se prima, quando parlavamo di Eco, c'era un accenno. Fra l'altro curioso, ecco, curiosissimo questo accenno, mi viene in mente in quello che tu hai letto di Daniele ha letto di Eco, c'era qualcosa che diceva non lo apparenta a Sanguinetti e a Gadda. Cosa c'entra Sanguinetti con Gadda? Proprio non direi che sono assolutamente gli antipodi, senza voler parlare di valori, ma comunque come concezione sono assolutamente gli antipodi. Ma insomma, qua si potrebbe allargare un po' il discorso, mi pare di averlo già accennato prima. Se ci fosse una divisione fra uomini a cui stringere la mano e uomini a cui non stringere la mano, direi che gli uomini a cui non stringerei mai la mano sono gli uomini che non siano coscienti costantemente, direi come un pedale come un pedale occulto, neanche tanto, del loro comportamento, della loro vita, che non siano coscienti costantemente della propria bassezza. Cioè, l'uomo barzelletta, l'uomo sul podio, l'uomo esposto alle risate, alle huée del pubblico, che non è, o mi auguro, non pare in quel momento cosciente dell'importanza del flusso della propria bassezza. Beh, è un uomo cui magari sì, ecco proprio per la mia bassezza, sarò costretto a stringere la mano, però a cui preferirei non stringere la mano. E nella poesia tanto più, insomma, cioè l'uomo inamidato, l'uomo in smoking, il bacchettone, il bigotto, il cattedratico, che non sa benissimo che un sassolino scagliato può mandare in frantumi la sua grande damigiana, la sua grande. Non ti copire il volto con la mano. Si sente? No? Sì, non ti copire la faccia con la mano, se no. Beh, potrebbe anche. Si parla di bassezza, magari forse. Vabbè, adesso insomma, forse un po' ecceduto, comunque insomma, torno a dire, nella letteratura italiana, ecco, come dicevo prima, non solo c'è poco comico, ma quando uno penserebbe di passare al comico, gli effetti sono abbastanza penosi, terrificanti. Adesso a tavola avevo fatto un esempio su cui però non vorrei troppo infierire. Sappiamo benissimo insomma, che esiste una persona morta da non molto tempo, è molto rispettabile, anche, direi anche grande, che ha scritto tre libri, i primi tre libri li ha scritti appunto secondo proprio la sua precisazione, li ha scritti in smoking.
E poi gli altri non li ha più scritti in smoking, e direi che li ha scritti in mutande, per essere. E gli effetti di questo passaggio al comico, perlomeno alla presunta coscienza della propria bassezza, sono molto molto deludenti, cioè molto, molto fiappi, molto. E direi che come una frattura segreta c'è anche in questo una non coscienza vera della propria bassezza, un pensare sempre che tutto sommato si scende da un piedestallo e si finge di essere più casalinghi, più mutandosi di quanto non si sia. Sì, prima si diceva anche questo, appunto, quando mi chiedevate degli scrittori amati, vabbè, l'elenco potrebbe essere lunghissimo, poi viene in mente secondo quello che, così, secondo la contingenza di come uno sta pensando. Certamente un grandissimo che amo molto e che, come dicevo, stranamente non ha influito su di me, perché per lunghi anni non ne conoscevo neanche l'esistenza, e naturalmente Louis Ferdinand Céline, di cui non soltanto io, ma della mia generazione, nessuno conosceva l'esistenza, nessuno sapeva che fosse morto quando è morto nel 61, perché non dimentichiamo questo terribile ostracismo che ha segnato la cultura italiana appunto dagli anni 50 in poi. Insomma, sono cose note, sono banalità che dico, però terribili veramente, perché era veramente proprio l'assoluta segregazione. Insomma, il nome di Pound era ignoto, il nome di Céline era ignoto. Quindi Céline l'ho letto abbastanza tardi, e ho notato delle parentele notevoli, ma probabilmente sono anche parentele proprio di natura, cioè anche Céline era una persona molto modesta, probabilmente molto buona, generosa, mite nella vita, come forse un po', può darsi che sia un po' io, tanto una brava persona, come dicono in Piemonte. E poi quando cavalcava la sua penna venivano queste meravigliose invettive, questa violenza che credo, insomma, forse più mediata dalla lingua, che esista anche in parecchie mie opere. Un'altra cosa interessante che era venuta fuori è che, se non ricordo male, avevi detto che scrivere è come nascondere qualcosa affinché poi qualcuno possa scoprirlo, tirarlo fuori. Ma questo non l'ho detto io, non so più chi l'abbia detto, probabilmente è diventata una vulgata in cui si dice che scrivere effettivamente è proprio questo, è nascondere qualcosa, affinché nascondere un tesoro affinché qualcun altro lo scopra. Io l'ho detto molto più modestamente, come il cane che nasconde l'osso, poi magari non si ricorda più dove l'ha nascosto. Comunque nel mio caso effettivamente, cioè non è che sia, magari c'è anche chi scrive perché subito le folle oceaniche lo capiscano e lo applaudono, e può darsi che sia anche un grande. Ecco, prima parlavamo di Dylan Thomas, per esempio. Dylan Thomas è uno di questi. Sono in genere quelli che hanno anche un approccio vocale molto, molto aperto, molto, molto possibile. Walt Whitman è il progenitore di tutti. Luis Aragon, anche possiamo dire Neruda, ecco. Io certamente non sono di quelli, ed effettivamente sì, è chiaro che elaborando un proprio alfabeto, una tessitura di lingua propria, calcando un modello su tutto il vivibile e il visibile, è chiaro che c'è un volere o no, insomma, sia per volontà sia perché ciò avviene, c'è un nascondere, che poi qualcuno lo raccolga o meno è un altro discorso. Quindi non c'è la volontà di nascondere, ma c'è il fatto che lo scotoma avviene proprio. Senti, io ti volevo fare invece una domanda più
peculiare sul tipo di verso, di prosodia che adotti, no? Che, diciamo così, anche quello è molto caratteristico. A parte in alcune raccolte, quella dell'Angelo Manzoni è una raccolta che presenta anche versi un po' più brevi, però solitamente, almeno nelle raccolte del Rebellato, quelle che ho potuto vedere sono diffusissimi ipermetri, no? E appunto, per entrare più nelle caratteristiche della scrittura, una cosa che si nota, che almeno ho notato, sono i tuoi accapo, gli accapo con rientro. Cioè, tu fai una stanza diversi, poi improvvisamente vai a capo, con una frase molto breve e poi continui. Questa è una caratteristica diffusissima. E poi, soprattutto, una cosa curiosa che forse è di pertinenza del basso, del comico, come dicevi tu prima, sono i diminutivi, che usi spessissimo. Qualunque parola, moltissime parole vengono enunciate nella forma del diminutivo. E ecco, ero curioso di sapere un po' di più su queste due cose. Sì, a costo di deludervi, ti dirò che anch'io, pur parlando di rottura della tradizione, di tutte queste cose, sono come sempre, come tutti, in qualche modo inghiottito, tentacolato, diciamo, dalla tradizione italiana. Cioè, tutte le mie opere, direi, tranne forse Sempre Lineari, Sempre Avventure, sono sotto l'insegna dell'endecasillabo o del settenario, sotto il grande, famoso, famigerato regno dell'endecasillabo o del settenario. Guarda pure, ma vedrai sempre che in qualche modo serpeggia, è nascosto, ricompare come in maniera carsica, ma il ritmo dell'endecasillabo rimane. Per fortuna, ecco, io direi, ho parlato del grande endecasillabo. Vi dicevo prima della brodaglia endecasillabica del post-montale, di quell'endecasillabo che chiamerei alla lombarda musica d'organet, musica d'organet. No, no, quello non c'è nei miei concerti, se non forse nelle cose, non dico, quasi rifiutate, quelle giovanili. L'endecasillabo è una grande cosa. Purché tu lo prenda per la gola, che lo strozzi, che lo strizzi come un asciugamano, che lo prenda, cioè deve essere massacrato, martellato, sia nel. Non diciamo che l'endecasillabo è un verso di 11 sillabe, questa è una cosa da bambini dell'asilo. L'endecasillabo può avere 11 sillabe, ma può averne meno, soprattutto può averne molte di più. Insomma, quindi è una questione di ritmo, non c'entra niente il numero delle sillabe, è una questione di orecchio. Cioè, a orecchio, parlavi prima di musica, a orecchio sentirai anche tu che tutta la mia poesia è sotto l'insegna endecasillabica. Endecasillabica sforzata, stortata, ampliata, massacrata proprio per esaltare al massimo la bellezza di questo verso, e molto spesso spuntano fuori, sputano fuori, sbucano fuori degli endecasillabi torniti di bellezza, direi 5-6 centesca, bembo, non so, cose del genere. Quindi questo per quello che riguarda, beh, per i diminutivi, ma direi anche accrescitivi. Ecco, quando si parlava di idioletti, io ho cercato di evitare, purtroppo ce ne saranno, per idioletti intendo un qualcosa di assolutamente privato che in qualche modo non è spiegabile se non da chi l'ha utilizzato, quindi un qualcosa che resterà sempre inesplicabile, perché ovviamente chi l'ha utilizzato a un certo punto muore e poi non può più spiegarlo. Quindi ho cercato di ridurli al minimo. Contrariamente a quello che fate voi giovani, che invece ne seminate a piene mani, e su quello appunto sono un po' meno d'accordo, come dicevo prima. Invece le parole apparentemente incomprensibili, i neologismi, cioè i francesi che hanno scritto su di me parlano sempre di un autore che ha utilizzato costantemente i neologismi, lo richiamano. È un po' ingenuo dire questo, perché non sono neologismi, sono parole che nel vocabolario esistono.
esistono, unicamente prese, modificate, stortate, ma che si capisce sempre, che a un certo punto si capisce qual è la radice, insomma, qual è, e sono stortate, modificate in funzione della di quella necessità in quel momento, cioè di nuovo il discorso di Picasso che prende il blu quando non ha sotto mano il rosso, quando c'è la necessità di usare quella parola in quel determinato modo, sempre però che sia in qualche modo collegabile con il vocabolario consueto, con il vocabolario della lingua italiana. Sì, certamente, sì, hai detto giustissimo questo fatto di modificare le parole in gran parte in diminutivo, ma anche in altro modo, fa proprio parte di questo... Di questa affrontatura, ecco, e qua ritorniamo al discorso dell'insolenza, cioè forse cioè, se avessi, qua ritorniamo, invece parliamo del quello che mi chiedevate del mancato successo, se ha portato dei rimpianti, forse se avessi avuto successo, se avessi dovuto dall'età di 19 anni andare in giro come tanti, anche grandi, anche come Murray, per esempio, andare in giro a fare conferenze, a leggere delle cose, per rispetto delle caste orecchie dell'uditorio avrei usato parole più misurate, più politicamente corrette. Invece, essendo totalmente libero da queste cose, ci ho dato dentro nel dissacrare qualsiasi cosa. Qua appunto veniamo a tutti quei discorsi sulla poesia politica e sulle apparenti o meno verità storiche, che sono, se si dovesse fare appunto un'antologia della mia poesia politica, si vedrebbero posizioni assolutamente lontane l'una dall'altra, divergenti l'una dall'altra, tutte però giustificate in nome di una verità poetica. Invece, per tornare al libro Interminabile, quello iniziato a scrivere nel 2002. Beh sì, quello appunto vi dicevo e lo ripeto, sì, lo posso ripetere perché è una... sì, una cosa abbastanza precisa. Allora, tutti, insomma, quei pochi che hanno parlato di me hanno sempre parlato di un'opera che bisognerebbe leggere dall'inizio, un'opera ininterrotta, in cui è impossibile entrare a metà, entrare così in medias res. Beh, che è un'ottima scusa per dire, vabbè, non si possono leggere 18.000 pagine dalla prima alla 18.000, quindi non si legge niente. D'accordo, ogni opera è un'opera che bisognerebbe leggere tutta, eccetera, eccetera. Però anche, è anche vero il contrario, cioè che se queste 18.000 pagine sono state sezionate in 57 volumi, non è che siano state sezionate a posteriori, ma è che per me ogni libro ha avuto un inizio e una fine, è quasi come un romanzo, non dimentichiamo appunto il mio inizio come narratore. C'è un grande filone narrativo nelle mie cose. Ciascuno di questi 57 volumi è partito con delle idee che poi si sono trasformate, naturalmente l'obiettivo, non ho certo fatto delle scalette, ci sono degli obiettivi che si pensa di raggiungere che in genere si oltrepassano, me lo auguro almeno, cioè la scrittura vuole proprio essere quello, non di essere contenti di quello che uno ha fatto, ma di essere sorpresi per quello che uno ha fatto e non avrebbe mai pensato di fare. Ecco, questa è la Cassius Clay, quello che sto dicendo adesso, o la Mourinho. Comunque è così, non c'è santo, insomma, se non è così... è meglio che uno faccia un altro mestiere. Comunque, dicevo, ogni libro è partito si è sviluppato parallelamente alla propria vita, sempre parallelamente in negazione o in contraltare o parallelamente alla propria vita, sotto una determinata campana di microclima, di aria, e a un certo momento
non proprio alla fine, ma verso la fine di questo libro, si è sentito questo campanello che diceva questo tipo di, se vogliamo dire, parlando politicamente corretti, di ricerca, questo tipo di vita, questa tensione, si sta attenuando, sta finendo, si tratta di chiudere e di passare ad altro. E questo è avvenuto 57 volte nel corso di quest'opera. È avvenuto, io l'ho sentito così, quindi parlare di questa continuità ha una ragione, così come si parla dell'opera omnia di tutti, però esiste anche appunto questa individuazione dei singoli volumi che è assolutamente legittima. Nel 2002, verso la fine del 2002, li ho presi in parola, direi, ho detto vabbè, avete sempre parlato di un rotolo continuo che si srotola e che fa parte di un intero. D'ora in avanti farò così, cioè d'ora in avanti, dal 2002 in poi non è che mi restino molti anni da vivere, e quindi mi pare che Victor Hugo avesse fatto una cosa analoga. A un certo punto ha detto, non è proprio così, perché intanto scriveva lo stesso altri libri individuati, però c'è l'ultima raccolta che non è ancora stata pubblicata tutta, che lui ha intitolato molto modestamente Océan, praticamente come sempre si è identificato con l'oceano, in cui non c'è fine se non la fine biologica della persona. Quindi dal 2002 ho detto vabbè, d'ora in avanti ci sarà questa immensa opera, che non è un contenitore ma un'immensa opera fatta più o meno come le altre precedenti, però facendo il possibile per non sentire mai questo campanellino che ti chiude un'era, e può darsi che non ci sia più quest'era che finisce, questo periodo che finisce. Ed in realtà effettivamente fino adesso è stato così, e dal 2002 sono molti anni, quest'opera raggiunge adesso le 1100 pagine, 1100 pagine non è che cambia, non è che sia un'opera confusa, cioè l'opera è sempre fatta di poesie assolutamente individuate, assolutamente curate al massimo, spasmodicamente direi alla virgola, una per una, e potrà continuare, cioè penso che continui ancora con la mia vita, può anche dipende, insomma, non voglio fare previsioni di questo, quindi potrebbe ancora, proprio di questo si parla, di barriera corallina che si concreziona via via con la fusione, con l'inserimento di animaletti, eccetera. E l'unica cosa è che questa, insomma, siccome è un'opera evidentemente non destinata alla pubblicazione, da questa pesco, quando se qualcuno mi chiede qualche poesia, la pesco da quella e le mando, insomma, se poca gente mi chiede delle poesie, comunque se me le chiedono le prendo da questa, tenendo conto che saranno poesie certamente destinate a essere inedite per molto tempo. Allora, io un'altra cosa che mi stava a cuore, che volevo chiedere, in base all'esperienza che un lettore medio fa della tua poesia, no? Perché diciamo, noi siamo lettori, io e Ernesto, già più valutati, nel senso che siamo appassionati di poesia, quindi o di un certo tipo di poesia, e abbiamo trovato una grossa soddisfazione nel leggere le tue cose. Però il lettore medio rimane, perché io ho sottoposto appunto due teste ad altre persone, rimane un po' sulla soglia, non riesce a penetrare questo vortice, questo gorgo lessicale e grammaticale, no? Che non ti lascia a scampo, che se dal nostro punto di vista, l'abbiamo detto anche prima, invece è appunto l'aspetto di maggior forza, no? Potenza nella tua poesia, e che è l'aspetto che invece proietta verso la sostanza della poesia stessa, appunto il lettore che si trova davanti alle tue cose non percepisce, o almeno non riesce per un lungo tempo a recepire l'emozione. Cioè, si trova davanti a una materia informale in qualche modo e non riesce a codificarla. Vabbè, questo è un discorso che funziona per gran parte dell'arte contemporanea, però la trasmissione dell'emozione
Questo volevo sapere, rispetto a come tu crei poesia, perché hai parlato anche di verità della poesia. Dove sta la verità in poesia? A questo punto dovrebbe essere, lo so che sai, io conosco poco gli uomini, anche le donne le conosco poco, quindi non riesco, non so immedesimarmi, non so come possano capire, no, voglio dire, se uno dovesse pensare al pubblico, insomma, diciamo al pubblico, insomma, a chi riceve, ma come farebbe? Dovrebbe soprattutto, non so, affidarsi ai sondaggi, ai presaggi, a cose del genere. Cioè, uno scrive con questa necessità, uno scrive avendo in mente in maniera assolutamente precisa come deve essere. Come poi possa essere ricevuto, ma appunto tenendo conto quello che dicevo anche prima, che la massima parte della gente cerca di avere delle conferme da quello che legge, mentre invece l'intenzione che io nell'opera è proprio quello di ebranlé, di scuotere, di far crollare le certezze che uno ha. E quindi pensare come trasmettere queste cose un po' insomma, non è facile. Sì, la verità intendevo quella, insomma, naturalmente sono tutte formulazioni, verità, insomma, assolutamente tra virgolette, in maniera molto sfumata e simbolica. Quindi è un discorso che mi cela me de passe, insomma, mi è un po' estraneo. D'altra parte, anche grandi personaggi, grandi scrittori come Zanzotto, per esempio, a un certo punto c'è un emistichio di Zanzotto in cui si rivolge al lettore come ipotesi leggente, cioè ipotesi, chi potrà leggere queste cose? Cioè, quindi se fai un'ipotesi, cioè non sai neanche se uno leggerà, come fai? Allora, o appunto fai come i produttori di bestseller, tanto rispetto per i produttori di bestseller, o anche come Umberto Eco, che a un certo punto scrive delle cose e scrive delle cose perché sa che la gente le leggerà volentieri, le comprerà, beh, le leggerà volentieri, poi le metterà al cesso, magari questo non le leggerà, però insomma comunque le comprerà, penserà che siano. Oppure scrivi perché, appunto perché, torno a dire, per questa ragione semplicissima, perché è assolutamente necessario, perché non può passare neanche per la mente di non scrivere quelle cose di cui sei persuaso, e scrivere come sei persuaso debbano essere scritte. Non vorrei che questo entrasse in quel discorso della strafottenza che facevamo prima, ma vorrei dire che è fatto col massimo di modestia e col massimo, oltretutto, tutto questo l'ho pagato di persona, l'ho pagato sulla mia pelle, insomma, l'ho pagato sulla mia pelle, non tanto sulla mia quanto sulla pelle di queste povere opere che finora hanno girato così in qualche scantinato e che magari finiranno nel nulla assoluto. Sì, sono colpevole rispetto a queste opere perché non ho fatto di più, però ho accettato questo gesto, questa scommessa fino in fondo e con umiltà, quindi non vorrei che queste affermazioni che ho fatto prima fossero considerate appunto delle cose da Capaneo o da Mefistofele. E il rapporto tra letteratura e industria che prima ho accennato. Ah beh, c'è tutta una. Sì, c'è un filone vastissimo. Sì, appunto, prima parlavo di. Si potrebbero esserci due filoni: il rapporto fra letteratura, insomma, più che il rapporto fra letteratura e industria, è la passione commossa, viscerale, viscerale quasi in un senso molto basso, insomma, verso.
l'opificio, la periferia, verso una passione che si intreccia molto con la passione verso, nei confronti del femminile, no? Direi l'ideale proprio il setificio, l'opificio, la tessitura, cosa che mi viene dal mio passato, insomma dalla mia parentela biellese, si può dire. E quello appunto è proprio un antiso, è proprio un rimanere abbagliato ed emettere quasi delle litanie devozionali nei confronti dell'industria, che possono anche lì assumere degli aspetti blasfemi, come non so, l'industria chimica. Ci sono delle mie, ma sì, questo lo devo dire, anzi mi piace dirlo ogni tanto proprio in queste registrazioni che facciamo. Voi sapete benissimo ci sono dei mostri come l'Acna di Cengio, no? Nelle Langhe, questi mostri di industrie chimiche che hanno fatto stragi di gente che ci andava a lavorare, cioè che faceva la fila per andarci a lavorare, insomma questa è la cosa drammatica. Comunque, questi mostri che appunto i bacchettoni, i ben pensanti, gli ecologisti a oltranza hanno sempre stigmatizzato, visto con orrore, eccetera. Beh, io le ho viste, le ho cantate con orrore e con partecipazione, cioè l'odore dei rifiuti chimici, l'odore delle raffinerie, l'odore dei depositi di gas, a parte il fatto che per il mio lavoro le ho frequentate tanto, comunque fanno parte di questa totalità e sono anche magici e anche afrodisiaci, direi probabilmente anche questo è il fatto che per cui fanno parte di è un filone che anche dei momenti ritengo esaltanti in certe cose che ho scritto. Parallelamente c'è un altro filone invece che è ben diverso, che è il filone che è il rapporto. Anche quello, mentre per l'industria letteratura è stata abbastanza battuta, insomma, questa strada, anche se appunto con esiti, secondo me, assolutamente contrari a quelli che avrebbero dovuto essere. Invece la strada del rapporto con il denaro, e con la corruzione, con il commercio, sono quasi sinonimi, con gli affari, insomma, con gli affari, la corruzione e il commercio, anche quella, specialmente nella letteratura italiana, è sempre stata demonizzata, sfottuta, insomma, snobbata nella maniera. E ritengo invece che ci sia un bel filone da parte mia nella cosa. Mi ricordo, anche non so, lì forse ho preconizzato un pochettino, c'è stato poi tutto quel filone in qualche modo adorazione, insomma, del mondo mafioso, diciamo pur stigmatizzato ma sempre adorato, no? I film sul Padrino, insomma queste cose qua, diciamo pure anche i libri di Camilleri, insomma c'è tutto un filone pro mafia, no? Che sembra essere antimafia ma è pro mafia. E ricordo proprio nel Clamoroso non incominciare neppure, c'era una mia poesia che avevo intitolato Genco Russo, perché allora Genco Russo era un famoso capo mafia, però l'avevo preso come emblema proprio della corruzione, questo, sì. Come emblema della corruzione, avrei potuto intitolarla in un altro momento, avrei potuto intitolarla, non so, qualsiasi nome di corrotto. Oggi come oggi si potrebbe intitolare Angelo Soria. Avete letto, no, la cosa del premio Grinzane, no? Sì. Si è fatto un bel po' di soldi con il Grinzane. Sì, ma un pazzo, un megalomane. Si sapeva tutti, insomma, che era un grande. Chissà se lo trovo. Quando vado a cercare qualche cosa bisognerebbe fare delle interruzioni, perché prima che lo trovi. Facciamo un'introduzione. Si vede che l'hanno considerata. Thank you.
proprio un giallo questo. Vabbè, comunque so che diceva a un certo punto la festa della corruzione socchiosissima, incominciava mi hanno capito, no? Poi c'era la festa della corruzione socchiosissima, gli occhi che si socchiudono all'aver afferrato le cose. Comunque insomma, vabbè, adesso è curioso che non l'abbia trovata. Come vedete non è facile orientarsi nel pure c'era, c'è senz'altro, si vede che non capisco come mai, appunto. Vabbè, comunque possiamo continuare. Ecco, questo era il secondo filone, come ripeto, che è distinto da quello dell'industria e letteratura, di cui ci sono esempi anche recenti, anche in quel libro uscito da Manni. Ci sono, come dire, litanie, anche lì ovviamente, elogiative, agiografiche, direi, agiografiche con la coscienza diciamo pure anche della perversione propria all'atto della civiltà industriale. Comunque a geografie di, per esempio di Oyonnax, che è la grande capitale francese della plastica, ecco, per esempio, quindi dell'orrore della plastica. Quindi queste geografie dell'orrore che continuamente passano, scambiano continuamente l'orrore con la devozione, oppure lo fondono, nel senso, c'è un'altra geografia della grande capitale dell'antica siderurgia, ancora della siderurgia che prima della prima guerra mondiale preparava i cannoni, i blindati, queste cose, che è le Creusot anche quello in Francia, quindi ce ne sono esempi. E sempre piuttosto legati a una, così, una figura femminile, una figura veleggiante, femminile, al tallone bianco della tessile, al tallone che schiocca sopra gli zoccoli, alla donna che passa su un balcone, il balcone che trema sotto il passaggio della gamba bianca, nuda, della tessile con zoccoli, ecco, tanto per dare un po' l'idea, questa una specie di archetipo di questo tipo. Invece volevo chiedere, per quanto riguarda i tuoi libri, hai parlato di Svenevole Intelligenza con il libro Cerniera, no? Sì. Invece mi hai sempre indicato le proprie possibilità e l'ultimo che avevi preso in mano, come si intitola? Clamoroso non incominciare neppure, come testi di spicco nella tua produzione, sì. Però non mi hai spiegato il motivo. No, di spicco, ma volevo dirtelo perché tu me l'hai detto nell'ultimo email che mi hai mandato, ma forse mi ero spiegato male o non avevi capito bene tu. No, non, sì, di spicco sì, ma non sono... Beh, un momentino, le proprie possibilità è il preludio della cerniera. Difatti, non so se l'ho già scritto o se volevo scrivertelo nella dedica delle proprie possibilità, volevo scrivere proprio questa frase di Luigi XIV, questa è l'aurora del mio regno, cioè le proprie possibilità effettivamente è un'aurora di cambiamento, dopo il secondo periodo della mia produzione, le proprie possibilità, che è un libro molto naif, molto abbandonato, molto, molto appassionato, direi stranamente ancora adolescenziale, pur essendo stato scritto già a 25 anni, è un'aurora di non tanto di stile quanto di sentimento, di percezione, di clima psicologico, così un'aspettativa, ecco, chiamiamolo così, un libro di aspettativa, le proprie possibilità. E mi è molto caro ed è un fatto curioso che io ne abbia una copia in tutto e le altre siano sparite. La cerniera, effettivamente la cerniera poetica, sintattica, sistemica, diciamo, è proprio la svenevole intelligenza, cioè
Come dicevo, la scoperta dell'impresa, volere o no, fino ad allora, fino al 58, pur avendo da tempo raggiunto la famosa griffe, eccetera, tutte queste cose, però come contenuto dei libri era sempre privilegiato una grande effusività, una abbissidere, insomma, un abbiurare, almeno intenzionalmente, poiché questo sia avvenuto, non lo so, un abbiurare, un obliterare il pensiero, e c'era questo continuo abbandono, le cœur, il cuore, questo, fino al 58. Nel 59, mercé, forse, appunto, questo incontro con l'Emir Zola. Beh, anche in un certo senso, appunto, l'aver letto il primo Zanzotto, che fino ad allora non conoscevo e che mi ha stupito molto favorevolmente, perché, appunto, mentre prima pensavo, trascuravo abbastanza i poeti contemporanei, si diceva sì, vabbè, ma tanto è tutta un'altra cosa, non mi interessavano granché. Mi sono capitato fra le mani i primi due libri di Zanzotto, Dietro il paesaggio evocativo, e sono rimasto molto colpito. Dico, beh, allora, accidenti, si scrive anche bene in Italia. Comunque, soprattutto, stranamente, perché forse non era nelle intenzioni di Zanzotto, anzi, anche per lui quelli erano probabilmente libri più che tutto effusivi, però ho colto dentro, specialmente in vocativo, questa ricerca dell'intelligenza, che ho poi tradotto naturalmente anche lì in maniera ossimorica e antifrastica, in maniera sotto sotto comica, in questo titolo, Svenevole a intelligenza, cioè scoperta dell'intelligenza. Anche l'intelligenza c'è, mentre prima pensavo che non valesse niente senza il famoso dito del Padre Eterno che risveglia Adamo, no? Però l'intelligenza non è da trascurare, anche. E quindi c'è questa, forse, ecco, questo cammino, è una cerniera dell'opera, probabilmente, ma all'inizio, dunque, l'intelligenza è seguito da altri quattro volumi, di cui due inediti, a tal punto l'Additare, che sono inediti, e la Popolazione soprattutto, che sono un progredire molto acuminato verso un'esasperata passione verso l'intelligenza, verso l'assenza di effusione, anche verso il calibrare i paesaggi in maniera diversa, non più così abbandonata, ma in maniera molto dura e anche beh, direi anche offensiva per i poveri paesaggi. Quello che ho scritto nella dedica della popolazione mi pare proprio il vertice dell'asperità, sì. Con a tal punto è l'Additare. La popolazione effettivamente è il mio libro più difficile, più non dico scostante, certamente un lettore, ritornando a quello che dicevi del lettore comune, che però non conosco, un lettore anche non comune che prende in mano la popolazione, beh, insomma, è di una difficoltà estrema, probabilmente proprio di una illeggibilità che fra l'altro non ritengo che sia un difetto, la illeggibilità. Comunque, il vertice appunto, chiamiamolo, della difficoltà è stato raggiunto con la popolazione. Poi, piano piano, che anche del 60, quindi allora avevo 27 anni, insomma, anche proprio il pieno della forza giovanile. Poi c'è stato via via delle forze anche dell'esasperazione, del pessimismo, della rivolta giovanile. Poi c'è stato via via un appagarsi, un lento appagarsi e irrobustirsi dei libri che considero più importanti, che sono dopo appunto Tranquillità e presto atroce, Sempre lineare, sempre avventure, Gentile dovere soprattutto, che sono in cui l'asprezza si attenua e si accresce l'ecumenicità, direi, insomma, la ricchezza di motivi, e si accresce anche penso che si possa accrescere la gioia per il lettore. Certamente si sente più, mentre la popolazione è un libro acido, bestemmiante, feroce, anche nello
chi stende il testo, insomma, nell'autore si sente via via questa maturità, questo appagamento e queste superfici più piane che poi hanno continuato anche a proseguire, perché se vogliamo, anche linguisticamente, se vogliamo confrontare i libri degli anni 60 con i libri degli anni del 2000, insomma, degli anni 90, quelli linguisticamente e stilisticamente più acuminati sono certamente quelli degli anni 60, senza confronto proprio. Quindi anche ritornando a questo lettore comune, che io amerei fra l'altro, perché non penso, vediamo ancora a parlare delle pagine strappate alla campana, insomma, forse, anzi senza forse, preferirei che le mie cose fossero lette non da intellettuali ma da lettori comuni, oppure, anzi meglio, da intellettuali che in quel momento diventassero lettori comuni, cioè non pensassero di scrivere o di dover dire qualche cosa su questi testi, ma pensassero semplicemente di abbandonarsi alla, ripeto, alla gioia, alla jouissance che io mi augurerei che ci fosse sfogliando queste cose, che magari per qualcuno c'è, me l'avete detto, mi riempie di soddisfazione questo, ma in realtà non pare che ci sia tanto, proprio la gioia della vitalità, del sapere che esiste una quasi eternità di rimbalzo totale, di risorgenza totale ogni mattina, e di gioia profonda, anche a guardare questo incrocio qua fuori con un po' di attenzione, rimanendo immobili qualche momento, di sentirsi penetrati da questa profonda gioia. In effetti la poesia, la tua poesia non è difficile, secondo me, per quel poco che ne ho letto, sarebbe molto. E in linea di principio dire che una poesia, di un fare poesia che è difficile, secondo me è il tipico punto di vista scolastico, perché difficoltà, intanto mi chiedo su quali basi viene calcolata, e poi in definitiva è una questione soggettiva, cioè mi viene quasi da fare un paragone con le cose istituzionali ancora una volta. Per esempio, se prendo un autore come Alessandro Manzoni, ben si presta a essere oggetto di un'interrogazione, di una serie di domande, verificare i contenuti. Proprio perché questi contenuti, la forma con cui vengono espressi, rappresentano qualcosa di ben individuabile, storicamente, stilisticamente, eccetera, eccetera. Nel caso in cui invece si vuole creare qualcosa di più controverso, qualcosa di più sfuggente, allora tutti questi crismi vengono meno. E quindi, come si può giustificare il fatto che di fronte ad un testo questi strumenti tradizionali non possono essere utilizzati? Si dice che il testo è difficile. In realtà quello che si dovrebbe dire è che c'è da parte di chi fa queste affermazioni pigrizia, e oserei dire anche stupidità, perché alla fine io trovo veramente, come ti dicevo fino dall'inizio, molto più vivo, molto più sentito un testo come il tuo, piuttosto che tanti testi tradizionali che però in qualche modo fanno parte della storia della letteratura italiana. Sarà forse la questione dell'ironia che dicevamo prima? Ma sì, c'è anche il fatto che c'è una cosa molto drammatica che è molto peggio. Essere considerati facili, cioè, perché la grande poesia è ovviamente un qualche cosa di assolutamente misterioso, a prima vista illeggibile, e anche a seconda vista, e anche a seconda lettura, mentre il fatto di avere un significato letterale plausibile, semplice, è drammatico, perché uno pensa che sia quello, cioè,
Sono spesso detti, vabbè, ce ne sono tanti, tanti che sono chiamati i più bei versi della letteratura italiana, insomma ce n'è una di Zeffiro. Comunque un caso tipico è Dolce e chiara la notte senza vento, eccetera, eccetera, di Leopardi. Ora, il dubbio atroce è che qualcuno, leggendo questi stupendi versi, pensi che questi vogliano proprio dire che la notte è dolce, chiara e senza vento, e che non vogliano dire quel qualcosa di assolutamente inesprimibile, di assolutamente misterioso che li fa grandissimi. Non so se mi sono se ho detto chiaro, mentre, e quindi in un certo senso chi si espone chi per sua natura, per come scrive, si espone con un testo apparentemente chiaro, ma in realtà oscuro, come le più oscure delle mie poesie, ovviamente, è un guaio, insomma, perché in un certo momento uno viene si espone a quello che è la più tragica delle cose, cioè il travisamento assoluto, il travisamento che viene fatto nei testi scolastici, eccetera. Quindi la poesia è per sua natura illeggibile perché è molto al di là della lettura, insomma, sconfina da quello che possa essere soverchia la persona, soverchia la persona, scardina le sue idee, deve fare, non è che debba fare quello, ma fa quello, in realtà fa quello, compie quello. E se è molto semplice, apparentemente si rischia di prendere una strada completamente sbagliata, cioè di prendere per buono quello che in realtà non è, che, non è niente, insomma è un traliccio che di per sé, appunto questi stupendi versi di Leopardi, se visti come se non fossero l'apparenza di tutto quello che c'è dietro, sono un stupidissimo clair de lune banale, un melenso quadrettino. E quindi forse l'astuzia massima è quella di scrivere delle cose che già di per se stesse si presentano illeggibili, per cui uno è costretto, non cade in questo trabocchetto.